Stefano alla posizione attuale di Porta Ticinese. Tutto intorno sono cresciuti locali per marinai, osterie, taverne, locande e case un tempo dette chiuse. Qui si trovava da mangiare, da bere, da dormire, magari anche con una ragazza disinibita. La Porta Ticinese era chiamata dai milanesi Porta Cicca, dallo spagnolo Cicca, punto ragazza. La tradizione dei locali pubblici continua tuttora. Darsena is an Arab word that originally meant port. In Italian, it was used to indicate the boathouse. Only in Milan and Genoa is the word used in its ancient sense. Over the centuries, the Milan port was moved from Piazza Sant'Eustorgio to Largo Santo Stefano and then to the current Porta Ticinese zone. Establishments for sailors popped up in the area. There were inns, taverns, lodging houses, and albergos where sailors could eat, drink, and be merry with the beautiful ladies of the night. The Milanese called Porta Ticinese Porta Cicca, a Spanish word Cicca, which means girl. The area is still home to many nightclubs and eateries. I'm going to go to the next one.
Per realizzare il naviglio pavese, dal disegno di Leonardo all'intervento di Napoleone. Quando finalmente l'opera poté dirsi compiuta, il ponte d'accesso al nuovo tratto fu battezzato Ponte del Trionfo. Nell'impresa si erano cimentati molti architetti, fra cui Giuseppe Meda, a cui è dedicata un'importante via parallela al naviglio pavese, un onore postumo per un uomo dalla vita sfortunata. Prima di terminare i lavori della seconda conca, Giuseppe Meda finì i soldi e fu rinchiuso in carcere, dove morì. La conca fu subito battezzata dai milanesi conca fallata, ovvero conca mancata, sbagliata. Di recente la Naviglie Lombardi Scarl l'ha restaurata. La conca supera un dislivello di 4,70 m ed oggi aziona una turbina che produce 2 milioni di kilowattora all'anno. It took over 3 centuries to build the Naviglio Pavese, based on a design by Leonardo da Vinci and commissioned by Napoleon. When the canal was finally finished, the bridge accessing the new section was called Ponte del Trionfo, the Triumph Bridge. Many architects worked on the project, including Giuseppe Meda, to whom an important street parallel to Naviglio Pavese was dedicated. It was a posthumous honor for a man who lived a very unfortunate life. Before work on the second block was completed, Giuseppe Meda ran out of money and was thrown into jail, where he died. The Milanese immediately called the block the Conca Fallata, meaning the unsuccessful, wrong block. Navigli Lombardi Scarl recently restored it. The lock compensates for a height difference of 4.70 meters. Today it powers a turbine that produces 2 million kilowatt hours of electricity per year. No, no, non fanno solo, solo per far spiegare, solo per spiegare quella cosa lì, perché quella lì è quello stretto, quello la l'ho ballata, diciamo, la casetta. No, è arrivato lì solo per spiegare che è successo, perché arrivo ancora qua, era solo per spiegare che era la cosa ballata, No,
Bravo. Ciao. Ciao.